Che film è Diario di Spezie? Diario di Spezie è un thriller, un noir, opera prima di Massimo Donati, e tratto dall'omonimo romanzo edito da Mondadori. Un film che racconta la storia di Luca Trevè, un famoso cuoco, tanto famoso quanto riservato, e Andreas Durren Fischer, un importantissimo restauratore di quadri fiamminghi. E del loro viaggio attraverso la Germania. E qualcuno ha definito questo film un film che cura molto i dettagli e che usa la luce naturale per mostrare gli abissi dell'animo umano. Quindi un'opera che spero possa piacere e che spero andiate a vedere. L'uscita del film è prevista da domani, L'uscita del film è prevista dal 16 di marzo e a Foggia verrà proiettato presso l'altro cinema Cicolella. Allora, questa produzione non ha convinto me, bensì l'idea è partita dal mio socio Davide Tovi, che era venuto in possesso del romanzo e dopo averlo letto aveva trovato la storia così forte, così bella, che ha deciso che si poteva provare a tirare fuori da questo libro un bel film. Quindi ha contattato subito l'autore Massimo Donati e gli ha proposto di sviluppare insieme questo progetto. Massimo ha aderito con entusiasmo a questa idea e quindi dopo vari anni di tentativi siamo riusciti a produrre il film e finalmente è pronto per uscire in sala. E comunque, dopo aver letto la sceneggiatura, ci siamo tutti innamorati di questo progetto, di questo thriller. Che cosa ha significato per te lavorare a questo progetto? Ebbene, questo progetto ha avuto una gestazione molto lunga, perché purtroppo la prima volta che dovevamo partire, eravamo pronti per iniziare le riprese. È stato marzo del 2020 e sappiamo tutti che cosa è successo in quel periodo. Cioè, il marzo del 2020 è stato tutto bloccato dal 9 marzo per via del lockdown nazionale e quindi abbiamo dovuto interrompere tutta la preparazione per aspettare un momento migliore per ricominciare a lavorare alle riprese del film. Quindi ha avuto una gestazione molto lunga e comunque condizionata dalla pandemia. E fortunatamente siamo riusciti con il coltello tra i denti.